Lo scenario racconta di una giornata all'aria aperta con un pranzo conviviale a base di funghi della Sila e di Nduja, dove volti noti come Paola Cortellesi in compagnia di Carlo Cracco e di due contadini del luogo alzano i bicchieri di vino. La musica in sottofondo è tipicamente folk e sottolinea il trailer della seguitissima serie TV Dinner Club, visibile sulla piattaforma Prime Video Amazon. Il ritornello che si ascolta è "U vinu i sambiasi è troppo buono" ed è parte del testo della canzone "U vinuzzu" cantata dai Calabruzzi, gruppo folk di Sambiase di Lamezia Terme. Il disco è stato inciso a fine degli anni 90 ed ebbe un successo di vendite. È stato riscoperto dopo 25 anni per la sincronizzazione della scena. Il brano è stato licenziato dalla Elka Sound di Reggio Calabria, nota casa di produzione musicale considerata come storica antologia della musica e della canzone folk e popolare calabrese. Dal loro catalogo nel corso degli anni hanno attinto molte case di produzione televisive e cinematografiche nazionali e internazionali, tra cui la Warner Bros. Con il film Un Boss Sotto Stress, Sky Atlantic con i film Trust sul rapimento del nipote, il petroliere Paul Getty e 000 di Sergio Sollima. Targato Prime nella serie TV Prime Video Dinner Club 2 ci sono Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini, Luca Zingaretti, oltre alle veterane Luciana Litizzetto e Sabrina Ferilli, campionessa in carica, e ovviamente il padrone di casa che è lo chef Carlo Cracco. Vi chiedo, che cosa c'è esattamente nella Nduja che è una cosa buonissima? C'è tutto un macinato, pure c'è pure grasso dentro macinato, grasso, cacio, tutto e di più. E tantissimo peperoncino. È un impasto. È una cosa. Lo vedi, guarda. Si sente? Carlo, fai piano che quello è un po' eccitante, eh? Fa quell'effetto. Il problema è, funziona? Per noi sì. Ah,